Adesso è arrivato il momento di Barbara, un approfondimento che hai realizzato proprio tu. Sì, siamo andati a scoprire cosa succede nella notte dei LES. A Teramo il liceo economico statale Milli ha organizzato questo evento proprio durante l'evento nazionale che è la notte dei LES appunto, e c'era un convegno durante la mattina e poi tanti laboratori interessantissimi nel pomeriggio, e noi siamo andati a sentire un po' di docenti e un po' di ragazzi. E allora ascoltiamoci insieme e viviamo questo approfondimento di Barbara Passerini. I love you when you call me Lolita. I wish I could pretend that I need you, but every chance is la la la. It's true, la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for I did in Miami. Someone's on the phone, someone that should be love me before I even. Siamo lieti di partecipare a questa giornata che partecipano tutti i licei economico-sociali di tutta Italia, dove siamo circa 400. E in questa giornata vengono svolte tavole rotonde come le nostre, convegni, laboratori, dove coinvolgono ragazzi che vanno dal primo al quinto superiore e che fondamentalmente senza di noi ragazzi questa giornata non esisterebbe. E infatti il tema di questa giornata è appunto dal verso al metaverso, che va dalla letteratura fino ad arrivare all'intelligenza artificiale. Di solito questa notte dei LES viene anche svolta comunque durante la settimana dell'economia, ma quest'anno abbiamo deciso comunque di spostarla verso il periodo natalizio e ne siamo molto felici di questo. E noi ci tenevamo a ringraziare tutti coloro che hanno organizzato questa giornata, a partire dai docenti, dal corpo docente, dalla dirigente e soprattutto da noi ragazzi, perché ci ha fatto veramente capire l'importanza del nostro indirizzo, il liceo economico-sociale. Manuela Divisi, la dirigente del liceo Milli, e oggi una giornata speciale, dal verso al metaverso, di che si parla? Allora, oggi abbiamo affrontato insieme ai ragazzi del liceo economico-sociale questo bellissimo argomento che rappresenta, devo dire, anche una svolta epocale nel mondo della scuola. Perché si sta sempre più parlando di metaverso, cioè di una realtà virtuale e di un metodo di insegnamento e anche quindi di apprendimento completamente diverso rispetto al passato, perché si basa sull'interconnessione di vari elementi come la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale, che chiaramente da un lato necessita di realizzare dei moduli didattici di grande valore, di grande spessore, e dall'altro chiede ai docenti di avere delle competenze digitali di altissimo livello per dare la possibilità ai nostri studenti di introdursi in un mondo digitale che è quello attuale e quello che sarà poi quello futuro. La professoressa Dalila Curiazzi, che ha parlato oggi in questo interessante evento di come in realtà tutto nasca da molto lontano. Sì, perché nasce dal pensiero umano. Quando gli uomini cominciano a pensare, pensano anche a quello che non potrebbero pensare, cioè a inventare, a creare. Quindi dalla letteratura, dagli automi del libro XVIII dell'Iliade,
possono nascere anche applicazioni tecnologiche. Il pensiero umano è quello che conta, il pensiero. E come questa realtà aumentata va poi a interagire con il pensiero umano? Professoressa, cosa pensa? Potrebbe essere effettivamente una nuova dimensione del pensiero umano o una semplice applicazione? Guardi, dipende proprio da come si usa il pensiero umano. Io dico una cosa, avrà letto di quegli ultimi studi per cui il cervello dei gatti si sta rimpicciolendo. Non li facciamo più prendere topi, non si devono così procurare il cibo e il loro cervello sta rimpicciolendo. Dipende dall'uso che noi facciamo del nostro pensiero, cioè se pensiamo allora va tutto bene, non dobbiamo temere niente. Se non pensiamo e deleghiamo la funzione del pensiero a una intelligenza artificiale, allora siamo finiti noi. Davide Fazio dell'Università degli Studi di Teramo, oggi con questi ragazzi il titolo del suo intervento è un titolo importante, Il sogno di Leibniz, dall'intelligenza ai mondi artificiali. Che vuol dire dall'intelligenza ai mondi artificiali? Beh, il sogno di Leibniz riflette, diciamo, un po' con i fatti storici, un po' con una suggestione, I rapidi cambiamenti che stiamo vivendo oggi. In particolare Leibniz parlava di meccanizzazione del pensiero e questo è il seme dello poderoso sviluppo tecnologico che stiamo vivendo tuttora, ma che abbiamo già vissuto. E poi Leibniz ha pensato anche alla possibilità di un universo mentale, che è un po' la suggestione che ci porta a pensare al metaverso e a quella realtà virtuale immersiva che è oggi. L'intelligenza artificiale è essenzialmente al servizio della creazione di un universo che è al di là dell'universo stesso. Oggi, tra l'altro, questi ragazzi che le hanno fatto tante, tante domande, forse si interrogano proprio sulla applicabilità, no, dell'intelligenza artificiale e sui pericoli che possono derivare dall'uso dell'intelligenza artificiale. Assolutamente. I ragazzi oggi hanno dimostrato un'attenzione alle problematiche attuali e anche una certa apprensione per il futuro, per quello che sarà. E sono dei ragazzi che hanno bisogno essenzialmente, che vogliono capire e che vogliono essere attenti e sono in attesa di capire quello che succederà. Le nuove generazioni quindi sono immerse in questa rivoluzione che sta arrivando a grandi passi. E secondo lei, quali sono le particolari cose da attenzionare nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale proprio riguardo alle nuove generazioni? Beh, sicuramente l'intelligenza artificiale è uno strumento e come tale dobbiamo essere in grado di manipolarlo. Dobbiamo essere noi a manipolare lui, non deve essere lei, l'intelligenza artificiale, a manipolare noi. Bisogna essere sempre attenti a stabilire una certa divisione tra noi e gli strumenti digitali affinché non si forniscano troppe informazioni che possano poi eventualmente essere manipolate e diffuse anche a chi non dovrebbe averle. Una giornata che tra l'altro parte dalla mattina ma continua anche nel pomeriggio con dei laboratori molto interessanti. Sì, questa mattina abbiamo avuto degli ottimi relatori come la professoressa Curiazzi e il professor Fazio dell'Università di Teramo. Il pomeriggio saremo a scuola con dei laboratori appunto per parlare di come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata nell'ambito del cinema, della musica e della pittura. Quindi ambiti variegati in cui i ragazzi potranno proprio toccare con mano quelle che sono le possibili utilizzazioni dell'intelligenza artificiale.
Lo scopo di questa attività laboratoriale nel pomeriggio è proprio questo, cioè proprio fargli toccare con mano come attraverso l'intelligenza artificiale si possano realizzare delle cose che normalmente non si potrebbero fare. E tra l'altro noi come scuola, ne approfitto per ricordare che come scuola nell'ambito del PNRR abbiamo appunto, già siamo immersi in questa realtà perché abbiamo acquistato dei macchinari che proprio parlano di realtà aumentata e quindi oggi i ragazzi avranno anche la possibilità di vedere per la prima volta l'utilizzo di queste macchine. I wish I could pretend that I didn't need you, but I've been changing.